dato spunti e... Si è complimentata con la Regione per la gestione del piano vaccini il ministro degli affari regionali Maria Stella Gelmini, oggi in tour nelle Marche, dove ha incontrato il governatore Francesco Acquaroli e il commissario alla ricostruzione per le zone del terremoto Giovanni Legnini. Il ministro ha aperto la conferenza stampa nel pomeriggio parlando della pandemia. Le Marche, ha detto, hanno pagato un prezzo altissimo con quasi 2.800 vittime, ma oggi vediamo la luce in fondo al tunnel e la fine di un incubo. Come ha detto Figliuolo qualche giorno fa, ha proseguito Gelmini, c'è un grande lavoro della Regione sul piano vaccinale. Il governo si è assunto la responsabilità di individuare le categorie più esposte e le priorità. Nelle Marche più del 70% degli over 80 ha ricevuto la prima somministrazione e la metà anche il richiamo. Questo per noi è un dato estremamente positivo, perché è chiaro che il tema delle riaperture andrà di pari passo con l'andamento dei contagi, che, come ci dicono i dati, stanno, questi, diciamo, l'andamento sta migliorando, e al tempo stesso sarà decisiva per la riapertura la quantità di persone fragili e over 80 vaccinate. Ma accanto all'emergenza sanitaria, poi ha aggiunto il ministro, dobbiamo affrontare di pari passo la crisi sociale ed economica. È fondamentale il confronto che il governo ha sistematicamente con i governatori e gli enti locali. È necessario utilizzare le risorse dei recovery fund per quelle aziende, quelle realtà che sono in condizioni di potersi rialzare. Perché sappiamo che all'interno del recovery è previsto 1.700.000.000 da destinare alla ricostruzione, ma il modello, se posso, il paradigma che la Regione Marche propone è quello di affiancare alla questione prioritaria della ricostruzione una grande attenzione alle attività economiche. Dobbiamo colmare il divario tra nord e sud, ha aggiunto, senza dimenticare il centro Italia, affrontando i temi della desertificazione e dello spopolamento che purtroppo è in atto. Il ministro crede che sia importante valutare l'ipotesi di una ZES, una zona di economia speciale, da applicare al territorio del sisma per evitare di retrocedere negli indici di sviluppo economico e occupazionale. Io trovo come un'idea brillante quella di utilizzare, di fare di una zona d'economia speciale anche in questo territorio, proprio per evitare che ci sia un salto all'indietro e quindi uno scivolamento verso quelle condizioni che oggi appartengono a molte regioni del Mezzogiorno. Dobbiamo intervenire per tempo, ha dichiarato Gelmini, per aiutare le imprese e gli autonomi che hanno sofferto la pandemia, senza dimenticare il tessuto manifatturiero. Dobbiamo tornare a produrre in questo territorio. Tutto sta dietro a una progettualità che deve far fronte all'emergenza sanitaria e mettere le basi per una ricrescita e ripartenza a medio periodo. Il rilancio industriale, quello infrastrutturale e le ipotesi di utilizzare la ZES sono le tre direzioni che credo debbano essere accolte dal governo centrale. Sul fronte economico, ha concluso il ministro, abbiamo tutti la responsabilità di gettare le basi per un futuro di speranza e di ripartenza. Da questa situazione dobbiamo uscirne più forti di prima.